questa mattina veniamo a te per dare lode e onore al tuo nome, per ringraziarti delle cose meravigliose che tu fai per noi, per il tuo soccorso, per l'aiuto che mai viene meno. Signore, vogliamo chiederti di rimanere al nostro fianco durante questa giornata. Ti chiediamo di donarci lo Spirito tuo Santo affinché possa sempre aiutarci a discernere il bene dal male. Ti preghiamo per noi, Signore, per le nostre famiglie, per tutte le persone per le quali preghiamo, e fa che la tua parola possa vivere nei nostri cuori, che tu possa camminare sempre al nostro fianco e consigliarci. Accompagnaci, Signore, abbiamo tanto bisogno di te. Nel nome di Gesù, amen. È la casa un paradiso quando c'è il Signore. C'è la gioia, c'è il sorriso e una sera d'amor. Si combatte tra le pene, si sopporta ogni dolore. Non si invidia altrui bene quando c'è il Signore. Il Signore vive sempre in cuor la spreme quando c'è il Signore. Nella casa tutto è pace quando c'è il Signore. La tempesta qui ve tace, tutto spira amor. C'è la fede nell'Eterno, c'è la gioia in ogni cuor. Non si teme il freddo inverno quando c'è il Signore. Il Signore, splende in lei l'amor superno quando c'è il Signore. Nella casa c'è il sereno quando c'è il Signore. La fiducia non vien meno, non vien men l'amor. La concordia e l'afflizione son due perle di valor. Che ritemprano l'ognone quando c'è il Signore. Il Signore, essa è il tempio di orazione quando c'è il Signore. Redentore benedetto e divin Signor, benedice il nostro tetto, fallo asil d'amor, lo preserva dal peccato, lo difende dall'error. Sia col sangue tuo segnato, o divin Signor. O Signor, o Signor, si tu l'ospite beato, o divin Signor. Amen. Leggo dal libro della preghiera, pagina 176. Avete portato i vostri figli in questo mondo ed essi non sono stati consultati per quanto riguarda la loro esistenza.
Siete responsabili in gran parte della loro felicità futura e del loro benessere eterno. Siete responsabili e coscienti di questo, sì o no? Educate i vostri figli nel timore di Dio. Vigilate con zelante cura se il furbo nemico si avvicina. Siate pronti a innalzare una bandiera contro di lui. Costruite una fortezza di preghiera e fede intorno ai vostri figli e vegliate su di loro con diligenza. In caso contrario, essi possono diventare facile preda di Satana. I genitori devono chiedere a Dio di guidarli nel loro compito. In ginocchio davanti a Lui, essi acquisiranno una chiara comprensione delle loro responsabilità. Così potranno affidare i loro figli a colui che non sbaglia mai nei suoi consigli e nei suoi insegnamenti. Mediante preghiere sincere e ferventi, i genitori dovrebbero costruire una barriera difensiva intorno ai loro figli. Dovrebbero pregare con fede intensa affinché Dio dimori in essi e i santi angeli li preservino dalla potenza crudele del nemico. Pazientemente, con amore, come fedeli depositari delle molteplici grazie di Cristo, i genitori devono adempiere il compito che è stato loro affidato. Viene chiesto loro di essere trovati fedeli. Tutto deve essere compiuto per fede. Devono pregare incessantemente affinché Dio accordi la sua grazia ai loro figli. Essi non devono mai cedere alla debolezza, all'impazienza e all'irritazione. Devono essere strettamente uniti a Dio e ai loro figli. Se i genitori agiscono con pazienza e amore, sforzandosi sinceramente di aiutare i propri figli a raggiungere l'ideale elevato della purezza e dell'umiltà, avranno successo.